Allora, noi stiamo affrontando un piccolo momento di fiducia, perché comunque abbiamo vinto l'ultima partita, però dobbiamo cercare, ecco, di trovare la nostra continuità, perché fino ad ora questa stagione è stata un pochettino troppo fatta da alti e bassi, ecco, quindi noi dobbiamo cercare di essere solidi per più partite di fila. Per quanto riguarda Latina, invece, sappiamo di dover affrontare una squadra molto fisica, e che magari ci metterà in difficoltà mettendo in campo difese un po' particolari e cambiandole man mano che la partita andrà avanti, e noi dovremmo essere bravi a intanto tenere a testa la loro fisicità e poi usare l'intelligenza per essere pronti a cercare una soluzione migliore anche se le difese sono un po' particolari. Dopo la vittoria importante in casa con Chiusi, importante soprattutto perché abbiamo dato una dimostrazione di solidità negli ultimi due quarti a livello difensivo, a livello di controllo dei possessi, andiamo ad affrontare una squadra che è completamente diversa. Latina fa della fisicità negli esterni il suo punto di forza, hanno grande atletismo in quei ruoli. Grande capacità di mettere pressione sulla palla, grande capacità di giocare sulle linee di passaggio ed è proprio lì che dovremmo essere bravi a non incontrare problemi durante la partita. Sono una squadra che ama correre molto in contropiede proprio da palla recuperata, quindi dovremmo essere molto molto attenti nella gestione del possesso, a non perdere troppi palloni, soprattutto non perdere palloni che generano punti in contropiede. Per il resto è una squadra fatta di penetratori, tiratori e giocatori di energia nel reparto lunghi. La cosa importante sarà reggere uno contro uno i confronti diretti e vincere le sfide di uno contro uno a livello difensivo e togliere un po' di impatto a quello che è il loro atletismo nel giocare poi di penetra e scarica e muovendo la palla. Se riusciremo a fare queste cose, poi la nostra capacità comunque di avere offensivamente ritmo e di avere offensivamente dei terminali che possono sempre comunque trovare una soluzione potrebbe essere quel piccolo vantaggio che abbiamo per provare a essere competitivi anche sul campo difficile come la.